Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sono in compagnia di Lorenzo Giornelli, che è il direttore commerciale di questa azienda di ceramiche, e poi Marco Brozzi, che è invece il presidente. È una bella storia questa, nel senso che io lo ricordo, perché è una storia di coraggio. Qui ci sono anche delle giovanissime dipendenti, lei ad esempio ha 26 anni, ce n'è un altro di 18, quindi questa è anche l'impresa che dà lavoro. Un'impresa però di ceramiche che è in grossa difficoltà, come lo sono le aziende italiane. Oggi c'è stato il DL Aiuti, poi ci sarà l'Aiuti Ter. Intanto parliamo del DL Aiuti. Avete avuto modo di studiarlo? Che cosa ne pensate? Perché a voi purtroppo è arrivata questa famosa bolletta da 17.000 a 127.000 solo di gas, lavorate all'alba pur di risparmiare energia, giusto? Sì, esatto. E DL Aiuti l'abbiamo guardato, di fatto cambia poco per le aziende rispetto a quello che era il primo DL Aiuti, perché c'è comunque la possibilità di ristornare un 25% dalle bollette. Diciamo che il problema che avevamo sollevato giovedì scorso, rateizzazione sì, rateizzazione no, è stato direttamente tolto, così il problema se rateizzare o meno non c'è. Quindi ci toglie un aiuto in più alle aziende. Quindi adesso guardate al TER? Sì, speriamo nel TER che ci sia un aiuto per le aziende, perché se non si vede immediatamente dei provvedimenti, a fine anno tante aziende non ci arriveranno. Nessuna forza politica sta dicendo quello che farà una volta eletta per il caro bollette. Se non si può fare il price cap, se non si può fare un ristoro, cosa si fa? Si va tutti a casa, paghiamo le casse integrazioni per tutti? Guarda che bella occasione, abbiamo qui un esponente del PD e un esponente dei Fratelli d'Italia, adesso ce lo dicono loro. Che si fa? Ma guardi, noi lo abbiamo detto subito, intanto price cap e tetto a prezzo del gas, disaccoppiamento, diciamo, ovviamente no, non lo dico ora a loro che sono lì, hanno bisogno di una risposta immediata, ma lo dico a chi ci ascolta a casa. Io in aula, per conto del Partito Democratico, prima del Consiglio Europeo di dicembre, avevo chiesto formalmente... non c'era la guerra, non era partita l'inflazione, Federal Reserve e BCE avevano appena fatto le previsioni con l'inflazione del 2022 al 2%, e avevamo detto: guardate che schizza su l'inflazione a causa del prezzo del gas, e che in Europa bisogna sganciare il prezzo delle rinnovabili, così chi ci ascolta capisce meglio, da quello del gas che sta schizzando su per via dell'aumento dei costi. Bene, della però non si è fatto, e forse si farà, ma chissà quando. Bisogna continuare, perché quella è la battaglia che ci consente di fermare questa follia. Chiunque dovesse vincere, mi auguro che vinca il PD, va fatto, e va fatto in Europa con forza, perché c'è la stessa resistenza di Olanda e Germania che c'era anche durante la pandemia. Quella l'ho provata sulla mia pelle. Diceva no al recovery, alla fine si sono piegati. Nel breve cosa si può fare? Esatto. E nel TER si deve fare, lo dico invece a chi è in azienda lì, e al nostro massimo sostegno e rispetto. E bisogna fare la moratoria, bisogna sospendere la parte aggiuntiva di pagamenti delle bollette. Lo abbiamo detto più volte, bisogna fare... la parte aggiuntiva, aspetti Boccia, cosa significa? Guardi, aiutami Elena con Lorenzo e Marco, il mese